È ancora in fase di accertamento lo studio su quelle che potrebbero essere le cause dell'estesa chiazza scura che da un po' di giorni sta interessando il lago artificiale del Pertusillo in Val d'Agri. Chi di competenza potrebbe aver individuato un punto preciso nel quale sarebbe localizzata un'attività industriale dismessa ormai da anni e dalla quale potrebbe arrivare la sostanza, sulla natura della quale gli esperti ancora non si pronunciano. La sostanza potrebbe non essere dannosa. L'ipotesi che la chiazza scura possa essere determinata dalla presenza e dalla fioritura di alghe potrebbe essere, dicono sempre gli esperti, una conseguenza della fuoriuscita della sostanza. Il condizionale dunque d'obbligo, si resta in attesa di riscontri ufficiali e più approfonditi. A muso duro contro le compagnie petrolifere e contro una programmazione poco attenta al territorio. Una condotta utile per far funzionare finalmente due pozzi realizzati nel territorio di Marsico Nuovo, che interessa 23 chilometri di strada comunale, la promessa di ripristinare la strada dopo i lavori e gli 8 mesi trascorsi senza che la compagnia abbia mantenuto tale promessa. Il sindaco di Marsico Nuovo, Domenico Vita, nel corso di un incontro tra i primi cittadini della Val d'Agri lagonegrese per discutere sui PIOT, chiede sinergia tra i sindaci della valle per chiedere i danni alle compagnie petrolifere. La cosa fondamentale che dovremmo realizzare è quella di essere tutelati sull'ambiente. Dovremmo essere certi che tutto ciò che fa l'ENI e le varie compagnie petrolifere sono a norma. Dovremmo essere certi che l'ambiente ci viene conservato, dovremmo essere certi che la nostra salute è tutelata. E io lamento che alcune di queste cose facevano parte di un accordo iniziale che dovevano partire insieme con l'estrazione petrolifera. Mi riferisco all'osservatorio ambientale, che dal 1900, sono circa 12 anni, dal 98 che doveva partire, ad oggi non è ancora partito. Secondo punto, vorremmo che con questa risorsa si creasse un po' di occupazione. Qual è il ruolo dei sindaci da questo punto di vista? Il ruolo dei sindaci, diciamo che è quasi insignificante, perché non sono i sindaci che gestiscono in prima persona lo sviluppo, perché lo sviluppo viene programmato dalla regione, e nello stesso tempo i sindaci hanno anche questo difetto di non essere uniti abbastanza, perché se fossero uniti qualche cosa in più si potrebbe ottenere. Inizialmente, per convincerci a stare buoni, ad accettare le perforazioni, fu fatta una legge dalla regione, fu circoscritto un'area per dire: voi avete un danno e quindi il ristoro deve restare nell'ambito di questo perimetro. Oggi non è più così, perché dai fondi del petrolio si fanno tantissime cose fuori di questo perimetro, anzi proprio in questo perimetro io vedo, insomma, meno iniziative e meno impegno.